rischiato qua, rischiato. Allora raga, nuovo video sul canale, questo è incredibile, ve lo dico, quindi iniziate a iscrivervi subito al canale se ancora non l'avete fatto. Oggi mi sa che mi rovino, è partito tutto con un'idea ma in realtà mi sa che finisce male. Questo video è ispirato dal mio amico Tristan Jess di LA, che ho conosciuto a Venice Beach con gli amici di Venice Ball, e ho detto fammi fare questa cosa in Italia che ancora nessuno l'ha fatta, e mi serviva un negozio che avesse le sneakers ma che avesse anche il campo da basket. Ok, però adesso vi spiego che cosa sta succedendo. Innanzitutto quello che sta per succedere sta succedendo da Ironess, che ringrazio per l'ospitalità e che sarà il tempio di questo fatto. Qua è dove succederà tutto. Il campo da basket nel negozio di sneakers, non so se mi spiego. Allora, la situazione è questa, Dave. Sai che cosa facciamo adesso? Ci mettiamo su questo campo, io sfido uno contro uno a sorpresa le persone che ci sono qui dentro e che non sanno che cosa sta per succedere, e chi però mi batte, io gli compro le scarpe. Gli compro le scarpe che vogliono, tra queste. Va bene, lo facciamo. Poi le scegliamo insieme. Okay. Ci proviamo. Mi sa che mi rovino, però va bene così. Se siete arrivati fino a questo punto, mettete like al video subito di Deform, perché da qui in poi non so che cosa potrà succedere. Poi al massimo lo tirate via alla fine, va bene. Gilberto, ti insegniamo. 14, 14, 1 contro 1, si va, fai un scatto di guardia. Allora inizia tu, palla tu, io, la proprietà, sai? Una proprietà, sai? Vai, inizia. Giochi a calcio tu. Perché se giocavi il basket cosa facevi? Posso fare tutto, eh? Bambini di 13 anni. Down is for us now. I got something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big man.
fare il cazzo, no, io avevo sottolineato l'impatto agonistico del pubblico. Bravo! Che numero hai? Il cazzo, 47 sono anche di più, Aia! Aia! Manca uno! Aia! Uno! Spoiler, questa è tosta. Vabbè, era ora, voglio dire, era ora. Allora, ma quelli forti non dovevano venire, eravamo d'accordo. Davvero, mi vuoi stringere la mano? Grazie, perché? Se lo mantieni, ma questo non ti salverà. Thank you.
stiamo quasi chiudendo il negozio. Come ti chiami? Fabio. Fabio, se vinci e arrivi a 3 ti prendo il ristacco che vuoi. Perso più di 3 volte. Guarda, io sono Ricky, e comunque mi dispiace un po' per i bambini, cioè per i bambini più piccoli. Però era il gioco, cioè. No, il gioco è senza che sia. A me non era bambini corretto. Non frega. No! Fuck them kids, bro. Un bambino diventa grande se perde. Io avrei problemi di Zion. Vai, Zion. Allora, vediamo. Fake. Assolutamente. Come vanno? Taglia le aperte perfette, la mia. Kevin, la vita. Innanzitutto prima devi ammettere che ti ho fatto sudare. Assolutamente. Ti ho fatto sudare perché siamo arrivati, ho portato su due pari, potevo chiuderla come detto. Sono imbrivido. È giusto. Kevin, qua tu sei tutto, che cosa ti devo dire? Ma sì, cosa vuoi? Io le Zion. Anche tu le Zion? Sì. Vai, mani basse. Questo è un investimento perché loro giocheranno in NBA un giorno e a quel punto si ricorderanno di me. Allora aspetta, non inquadriamo, voglio far vedere che la carta è la mia. Vado. Vieni, vieni, firma, 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 firma. Adesso dice non hai più un caso. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, dei ragazzi di Milano, tutte le età, sì, dai padri, roba. Bambini. Se vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale assolutamente, mettete like e commentate sotto perché se vi è piaciuto magari ne facciamo una. Abbiamo già una mezza idea, però deve andare bene questo. Più che altro deve andare bene, così recupero i soldi che ho speso per la scarpa, per favore, se no è un casino.